Buongiorno amici, Antonio della Svizzera. Dunque, day after di Spal Juventus 1-2. Dunque, partiamo subito in picchiata. Dunque, la partita ieri sera siamo partiti abbastanza come al solito, lenti e poi in crescendo tutto il primo tempo. Dunque, anche se il primo tempo la Spal ci ha messo un po' di ansia, hanno avuto tre tiri in porta, non riuscito a fare. Poi la Juve ha cominciato a carburare e subito si è vista un'altra musica. Dunque, prima il palo di Dybala e poi il vantaggio con Cuadrado che lancia il CR7 e segna l'1-0. Dunque, poi anche Cuadrado si è mangiato un'altra palla gol nel primo tempo. Poi nella ripresa la Juventus ha dominato, diciamo, lungo e largo fino a quando poi c'è stata la bella imbeccata di Dybala per Ramsey che ha fatto il 2-0. Poi c'è stata anche la traversa di Ronaldo e poi c'è stato questo blackout della VAR. Non ha funzionato nulla alla VAR room, dunque il video non si vedeva. Alla fine un contatto minimo c'è stato, però se l'arbitro non lo vede non è così eclatante l'errore. Se fosse stato all'incontrario una cosa del genere sarebbe scaduto giù, come dice Sarri, sarebbe caduto il finimondo. Vabbè, ma la Juve ha avuto altre palle gol, poteva chiudere benissimamente la partita dopo 3-4-1, poteva finire. Non è quello, solo che dovremmo essere più cattivi e più incisivi nella sottoporta. Ultimamente segna solo Ronaldo. Adesso ha visto, dunque, ieri ha criticato un po' Rabiot, è entrato un po' leggerino. Ramsey ieri, dunque, ha giocato nella sua posizione, dunque ha fatto la sua buona partita. Infatti, quando li metti nei suoi posti, i giocatori rendono di più. Allora, Juventus batte Spal 2-1, adesso andremo a Lione. Dunque, vorrei vedere una Juve diversa. Speriamo di vedere una Juve diversa. Ho dovuto rifare il video perché, notizie di qualche minuto fa, anche Torino-Parma è stata rinviata per questo problema di coronavirus, dopo che Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Sassuolo-Atalanta sono state rinviate. Si gioca solo a Roma e Roma-Lecce per ora. E Genova-Lazio alle 12:30, fra qualche minuto scenderanno in campo. Adesso la Juventus ha 60 punti, l'Inter sta a 6 punti, una partita in meno. Arriveranno cariche come pallettoni a Torino. Se si giocherà il prossimo, questo è un altro dubbio, se si giocherà la prossima settimana, questo bisogna ancora vedere. Allora, ragazzi, questo video l'ho dovuto rifare per motivi. Notizia dell'ultimo minuto, Torino-Parma non si gioca. Un saluto dall'Antonio della Svizzera. E anche un saluto agli amici del J-Bar. Ultimamente non ci siamo visti per motivo di orecchie, è stato infiammato l'orecchio. Ho dovuto, sto prendendo degli antibiotici. Vediamo questa partita mercoledì. Un saluto a Massimiliano, a Cinzia e a Claudia. Un saluto da Antonio della Svizzera, al prossimo video. Ciao!